E ciao a tutti e bentornati a Tutora, la mia città tutorial, su Cities Skylines 2. Negli scorsi episodi abbiamo sistemato un po' in giro la nostra città e nello scorso abbiamo fatto una rivoluzione del sistema ferroviario, andando a collegare praticamente questa uscita della città, facendole attraversare tutta la metropoli con le varie stazioni. Prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2, e facendoli attraversare tutto fino all'area industriale e poi fuori. E beh, sono molto soddisfatto del risultato. Molto molto soddisfatto. Bene, e oggi direi che possiamo ripartire e continuare. Quindi facciamo partire la simulazione. Prima di tutto abbiamo un po' di code da controllare. Cosa cavolo stanno facendo? Come al solito, gente strana che fa cose un po' strane. Molto bene. Abbiamo i treni che stanno uscendo dal nostro deposito. E voglio dare un'occhiata un pochino come è messa la nostra linea viola, che ha un bel po' di trenini. Ha 14 stazioni e vediamo, avrà 12 treni. Dovrebbe essere abbastanza buona come cosa. Speriamo bene. Abbiamo già una marea di passeggeri e abbiamo soprattutto 225 passeggeri qua giù. Porco. Ok. Ah, è questa qua. Ok, allora c'ha senso, c'ha senso. Anche perché abbiamo due fermate avanti e indietro di qua, quindi non dovrebbe essere un problema. Allora, ho visto che abbiamo traffico da altre parti. Ah no, ok, uno è un ciocco, quindi ce ne possiamo fregare. E qui che cavolo sta succedendo? Mi scusi, ho capito che è sera, però pausa un attimo. Domanda. Perché cavolo c'è sta fila, regà? Perché tutti stanno facendo sto giro, mo? Cioè, tutti a fa sto giro per ragione quale? Da capire, no? La ragione di tutta sta manfrina quale sarebbe? Se io faccio così vi mettete a posto? No. Se io faccio così? Vi mettete un po' più a posto? Cioè io non riesco a capire sta enorme pila di gente che vuole solo andare di là, perché il resto della strada è vuoto. Che c'hanno qua in mezzo di così importante? Beh. A parte che qua noi possiamo fare una cosina, noto ora che... Lì. E questa mi diventa mixed. No, perché... Oh, hello! Abbiamo sbloccato un nuovo edificio unico. Bello! Interessante. Dov'è la nostra metropoli? Finirà nella nostra metropoli. Allora. Ci sta perfettamente! Ma che bello! Bello lì. Ok. Edificio figura. Ok, allora, torniamo un attimo qua giù a vedere che cavolo stanno facendo. Io non riesco a capire. Facciamo così. Vediamo dove cavolo vogliono andare sti qua. Qua giù possiamo togliere il semaforo. Ci sta coda, non ci sta niente. Sono molto confuso, raga. Davvero molto confuso.
Oh, guarda qua, un edificio buggato. Lol. L'istinto mi diceva di controllare, l'istinto non aveva sbagliato. È schifo. Allora. Almeno si stanno spicciando un po', però io non riesco molto a capire. Ma se questa io la facessi diventare un senso unico direttamente? Se la facessi diventare così? Se una vuole andare dritto si fa il giro dall'altra parte, no? Perché la cosa qua sta diventando un po' folle. Oh, però qua si è smaltita la coda, ma vogliono andare dritto invece che andare di là. Ok, immagino. Qua c'è un ciocco. Vabbè. E questi che vengono dall'altra parte, che quale sarebbe il loro problema? Domanda. Perché cavolo ci sta una coda qua? Stanno a fluire. Oh? Guardate che coda! Ma ha bloccato l'intero sistema autostradale quella singola coda qua. Ma perché? Cioè non... Eh? Sono confusissimo, raga. Sono confusissimo. Immagino che dobbiamo provare a piazzare più depositi della manutenzione a sto punto. Dai, piazziamone uno anche qua. Non riesco a capire. Andiamo anche a aumentare la flotta a sto punto. Andiamo letteralmente in ordine e mettiamo l'aumento di flotta in tutti, ma non... Non riesco a capire quale potrebbe essere mai il problema. Che tutti vogliono fare quel giro lì mo. Tu la flotta te l'avevo già aumentata, eh sì. Sapete che secondo me hanno evitato tutti questo segmento di autostrada fino ad ora? Per quello che vogliono andare tutti là? Perché altrimenti non si spiega. Perché non avevamo neanche auto che stavano prendendo... Guardate, è vuota ancora questo segmento, si sta riempendo adesso. Sono confusissimo. Secondo me sì. Secondo me col fatto che c'era l'incidente qua in mezzo stava bloccando tutto. Ho capito, bro, ma se non arrivano quelli dei soccorsi, io che ci posso fare? Cioè... Ah boh, almeno sta fluendo, dai. Aggiungere quel segmentino di strada ha aiutato. Ora ce la vede che si spiccino questi, però, perché il backup sta diventando abbastanza lungo. Vabbè, almeno qua stanno facendo il giro che devono fare. Boh, devo provare a aumentare il budget. A parte che... fermi tutti. Mi sa che abbiamo un bug di nuovo. Ah no, sono soltanto quelli che ho messo all'1%. Ok, ci sta, ci sta. Strade. Ah boh, budget al massimo, che devo dire. Anche la sanità, budget al massimo, perché dovrei dirgli di no? Anche questo, budget al massimo. A questo punto perché no? Cioè tanto siamo talmente tanto in positivo che non... Non c'ha senso dir di no. A parte che non so neanche... la manutenzione dei parchi come siamo messi. Secondo me siamo messi da cani. Se ci abbiamo un coso di manutenzione è tanto secondo me.
Manco lo vedo. Se c'è uno della manutenzione... Oh, ce n'è uno. Ce n'è uno qua giù e basta. La manutenzione parchi, aiuto, porelli. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Signori, immaginate un po' cosa è successo. È crashato il gioco. Davvero, raga. Credo che c'entri l'autosalvataggio, perché è crashato esattamente 5 minuti dopo il precedente. Quindi credo stia iniziando a crashare sugli autosalvataggi e la cosa non è bella né buona. È un problema. Quindi, andiamo a rifare quello che stavo facendo esattamente prima, che crashasse il mondo. Se c'è una cosa che odio al mondo è dover rifare le cose. Sappiatelo. Sapete che ogni video che vedrete su questo canale non sarà mai un video rifatto in cui fingo di essere emozionato, cose del genere, nel caso succeda qualcosa. Succede qualcosa, il video è perso, fine. Odio rifare le cose, odio non essere genuino. Ora, ritentiamo di piazzare la manutenzione parchi. E poi pianto tutto il budget su. Allora. Ah, posso pianzarla qua? Perfetto. Che posso fare? Ospitare più veicoli? Oh, whoops. Non volevo fare questo, sì. Stammi molto buono. E fa... No, no, voglio ospitare più veicoli, su via. Frega niente il resto. Ok, ora torniamo sul budget, servizi, e andiamo a tirar su tutto ciò che ha senso. Vabbè, ma possiamo tirar su letteralmente tutto a sto punto, a parte le tariffe. Quanto facciamo di tasse? 400k, ma che me frega. Qua. Mettiamo a zero. Tanto non mi vale nulla come tariffa. Gestione dei rifiuti me ne frego. Eccola. Facciamo così, va. Tanto stiamo in positivo comunque. Stiamo in positivo talmente tanto che non ha senso sta cosa. Siamo 5 milioni in più, ma... Cioè, guardate quanti soldi facciamo. Che ce frega, che ce frega. Bene, poi... Edifici vuoti da levare. Me l'ha risbloccato quello là? Sì, ok. Me l'ha tenuto sbloccato, perfetto. Immagino non ricresceranno. Che ovviamente c'è il valore del terreno troppo alto finché non viene sistemato quel bug. Quindi faremo così. Ok, poi mi è sembrato di vedere un altro edificio vuoto, mi è sembrato giusto, quindi mi è sembrato che farò così. Poi, altra schifezza vuota da levare? Perché ci sta ancora coda qua? Voglio, perché mi fate i cambi di corsi? Perché? Perché mi dovete fare incidenti? Zii, sei vivo? Ti vedo che sei vivo, Olivia. A zia. Te vedo. Mannaggia, maronna. È appena passata la coda. Che c'hai da lamentarti ancora? Ma io boh. Poi, che abbiamo qua giù? Vai, ricresci. Dai, zia, è troppo forte. Addirittura due problemi di affitto. Che so, due studenti. Dai, è studente. Dai, è studente. Troppo forti. Troppo forti, fortissimi. Troppo forti, sì. Troppo.
È già Verder che l'ho piazzato laggiù. Perfetto. Allora. Come stiamo andando con le nostre linee ferroviarie? 36% sta già. Ah, però. Ok. Sapete cosa? Vado anche a ridurre il prezzo del biglietto. Lo mettiamo a un simbolico 1 euro. Voglio la maggior parte di persone possibile che mi usi i treni. Li voglio levare dalle strade. La metro comunque ci tira altri 8.000 al mese. Oh, buttali via. Non è malaccio, anzi. Ok. Allora, abbiamo finito di risolvere dei casini, spero. Qua abbiamo tutti carenze di lavoratori. Paciamo. Devo dire. Sono a posto? Niente più brutte sorprese, si spera? Sembrerebbe di no. L'elettricità noi come siamo messi alla fine, poi? A un pelo siamo. Ah, guarda un po', eh. Finalmente, regà, posso spiegarvi come funzionano i bottleneck dopo tutti questi mesi che me l'avete chiesto. Allora, mettiamo un attimo in pausa. Come funzionano i bottleneck? Il bottleneck vuol dire che c'è troppa richiesta di elettricità attraverso un cavo. I cavi, sia quelli normali che quelli piccoli, hanno una capacità. Abbiamo 40, cos'è, 80, sì, 80 megawatt questi piccoli della bassa tensione e 400 quelli dell'alta tensione. Questo vuol dire che se la città qua mi sta richiedendo 100 megawatt, sta strada c'ha i cavi normali sotto, ne può portare soltanto fino a 80. Questo vuol dire che devo fornire il carico di elettricità anche da in un altro modo, perché altrimenti non ce la facciamo. Quindi, come si fa sta cosa? Semplicemente o andiamo ad aggiungere un altro cavo che vada a dividere la cosa, o andiamo ad aggiungere un'altra uscita per l'alta tensione. In questo caso direi che faremo semplicemente un'altra uscita per il momento, perché è letteralmente la cosa più semplice da fare, e quindi andremo a fare una cosa così, estremamente semplice. Facendo così, la richiesta della città si andrà a dividere sulle sue due strade, invece che tutta da una parte. E il bottleneck dovrebbe risolversi in modo relativamente veloce. Ecco qua, problema risolto. Ecco come funzionano i bottleneck e come risolverli. Avevo comunque già fatto una guida a riguardo, se non ricordo male, ma per quelli di voi che seguono solo tutorial, adesso avete visto anche quello. Detto ciò, qua in mezzo io vorrei andare di una cosa molto classica, sinceramente. Per molto classica intendo... un parcheggio e tutto mixed. Estremamente classico, come potete vedere. E questo, stessa cosa. Un parcheggio e tutto mixed. E poi ci piantiamo una stradina in mezzo. Perché no? So che abbiamo un po' di bisogno di parcheggio nella nostra metropoli, come potete vedere. Strano che non vadano a parcheggiare nel coso della superiore. Boh, sono un po' confuso. Meno l'elementare pian piano si sta riempendo, ma la superiore, boh. Ci abbiamo quasi 10.000 persone, ma non abbiamo quel gran numero di bimbi. 200 adolescenti e 500 bimbi. Un po' triste la cosa. E stiamo per tornare a carenza delle scuole elementari. Ahia. Ah sì. Guardate un po'. Dobbiamo letteralmente aggiungere delle scuole elementari. Perché altrimenti non ci stiamo dentro. Vabbè. Toccherà cavare un po' di abitazioni, ma è necessario. Questa dovrebbe fornire un po' di aiuto qua giù. Poi sicuramente qua ne avremo bisogno di un'altra. Io in questo caso direi di piazzarla qua. Ok.
Anche questa è piena, porella. E direi di piazzarne un'altra qua giù. Ok, e andiamo a mettergli il potenziamento. Ok. Tu qua giù sei piena, no? Sì. Quindi andiamo a piazzare una da quest'altra parte. Quindi voi si lamentano. Oh no, devo mettere troppe scuole elementari. Raga. Allora. La mia città ha 15.000 abitanti. 15.000. Di scuole elementari ne ha tipo 7-8. 7-8 per 15.000. Qua ne stiamo a 117.000. Se dovessi mettere 50 scuole elementari non sarei sorpreso. Mettiamola così. Per cui non vi lamentate del numero delle scuole elementari, né? Che non c'ha senso come cosa. Un po' triste sto spazio in mezzo così, però. Chissà come verrebbe se ci piazzo una scuola elementare. Chissà come verrebbe. Vediamo come verrebbe. Ok, e anche questa è fatta. Tu sicuramente sei piena come nuovo, immaginavo. Ne mettiamo concorrenti. Voi direte due scuole elementari una di fianco all'altra. No, non c'ha senso, non fa... Raga. Dove sono andato a scuola media? Io ci stavo alla scuola media. Di fronte alla scuola elementare, attraversi la strada ci stava un'altra scuola elementare. Ah. Già. Per cui non fatevi problemi. Qua in mezzo non abbiamo scuole elementari. Zero. Quindi già. Ci tocca. Ci tocca, non c'ho manco lo spazio. Quello è il problema. Tocca piazzarla qua dietro. Inoltre, giusto per dirvi come mai ne servono così tante di scuole elementari, a parte il fattore realistico. In City Scans 2 le scuole elementari funzionano anche come nursery, asili nido, eccetera eccetera eccetera. Questo vuol dire che chiunque che non è a, che è un bimbo e non è a scuola media o superiore o università o che, chiunque è uno studente, chiunque esiste che non lavora e non è in pensione va alla scuola elementare praticamente. Per cui già. Allora, la scuola sull'acqua. Perfetto. Dai. E hop. E qua possiamo pure piazzarci il parchetto. Così, giusto per. Ok, questo dovrebbe aver dato un po' di respiro alla nostra città, in teoria. A parte che sicuramente anche qua giù saremo un disastro con le scuole elementari. No. Qua giù un disastro. Qua giù sì. Possiamo piazzarla qua di fronte, vedo adesso. Non abbiamo mai costruito nulla qua giù. Né case, né altro. Che strano. Oh, vabbè, possiamo far così. Non è un problema. Peccato che tutta sta mappa sia sprecata a dover riempire tutto sto oceano. Probabilmente andremo ad allargare sta penisola, ve lo dico. Potremmo far sparire un po' di isole in futuro. Però per il momento ci si accontenta, dai. Il fatto che io non abbia un singolo negozio qua giù mi rende estremamente triste. Ok, adesso andiamo meglio. Qua giù chi è che si lamenta? Interessante. Molto interessante, non più. Ok, e anche questa rogna è risolta. E abbiamo anche questa che è piena come un uovo, immaginavo. Sala in mezzo non credo ci stia qua, no? No,
Non ci sta per poco. Non ci sta per poco. E vabbè, piazziamola di fronte alla stazione, dai. Boh. Mo' basta con le scuole elementari. Secondo me ne abbiamo messe abbastanza. Più che altro college e università siamo abbastanza bassini con i numeri. Però. Ok. Gli eleggibili come siamo? 19.000. Ok, praticamente chiunque può andare a scuola elementare è a scuola elementare. Questo è molto buono. La linea gialla e quella sotterranea va buono. Ma mi interessa la linea viola. 2.300 passeggeri con 248 in attesa qua giù. Ah, è sempre la sua. E in un modo o nell'altro io sempre qua giù finisco. Che sia da un lato o dall'altro. Molto bene. Però sembra che sia una stazione che interessa. Oh. Che dire. Ah. Ah. Capisco perché interessa. Abbiamo 23 autobus e non sono abbastanza. Immagino che sarebbe una buona idea aggiungere un segmento di linea azzurra. Altrimenti fregati siamo. Andiamo ad aggiungere un'altra fermata coperta dall'altra parte. E poi andiamo a prendere lui. Poi tu vai a scendere. Così non mi fai percorsi strani. Che cavolo di percorso è questo? Perché non te ne vai giù qui? C'è forse qualcosa che ti obbliga a fare sto giro strano? Invece di da qua andare qua? Domanda blu. Ti ho forse messo un punto? Sì, ti ho messo un punto, ecco come mai. Pausa. Ecco, bravo, bravo pollo. Fammi il giro di là. Bravissimo. Ok. E ora? Linea blu. Che sta già al massimo dei veicoli comunque. Vabbè, almeno questa nuova fermata dovrebbe pigliare un pochino più di gente. Però a me non sembra che abbia 19 veicoli, mi scuso. Che mi significa? Ah, sono stati buttati tutti fuori adesso, sti veicoli, ok. Ecco perché siete tutti vuoti mo. Stiamo andando tutti al lavoro mo, ok. Si doveva incazzare, mi stavo già per incazzare, Perché ho buttato fuori il budget al massimo. Ok, ok. Il 97% della saturazione sta linea. Boia. Ok. Speriamo che con l'aggiunta di quelli lì riusciamo a farcela, dai. Sta stazione Porella è distrutta. Oh, guardate la massa di gente che sta andando all'altra stazione anche. Ottimo. Ottimo, così riusciamo a dividere le due stazioni. Fantastico. Ok. Come
Comunque, ho visto anche che il controllo dei disastri dovrebbe ricostruire gli edifici collassati. Quindi dobbiamo provare a farlo un'altra volta. Che secondo me ci potrebbe servire. Sono abbastanza convinto. Tu ti ho appena piazzato, perché ti metti a vendere qualcosa di cui non ce n'è bisogno? Dico io. Sti giovani d'oggi. Ma i treni qua dove sono finiti, domanda? Che non li vedo. Signor Linea Viola, mi scusi. Dove stanno i suoi treni? I suoi 12 treni, signor Linea Viola. Ah, ok, stanno tutti in stazione qua giù. La linea... questa che... eh? Ah, ok, è giusto questa qua. Ci sta, ci sta. Bene, raga, io direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza, eh. Abbiamo litigato abbastanza, compreso anche il crash di prima. Non so perché mi dica che qua c'è coda, ma vabbè. E noi direi che possiamo vederci nel prossimo episodio. Ciao.